Eccoci, tutto pronto per la prima giornata del campionato di futsal di Serie D. Eccoci arrivati a Vigonza. Com'è il campo? Credo migliori palazzetti che abbiamo visto lo scorso anno. Eccoci pronti a montare tutto, sei carico Fre? Sì dai, sempre carico, vediamo come andrà a finire questa partita. Per me comunque parte un po' favorito Enrico oggi. In realtà partirebbe favorito tutte le partite, però oggi deve dimostrarlo, quindi andiamo a vedere. Tra l'altro non giochi oggi. Sono infortunato, mi sono fatto male lo stesso giorno in cui mi hanno ufficializzato tra l'altro. Ho altre 2 settimane di recupero circa, quindi salterò 2, 3, 4 partite circa in teoria. E allora eccoci finalmente all'interno del Palatene per assistere a quella che sarà la prima giornata del campionato di Serie D di futsal. Mediatek Luparense Rovigo, ma soprattutto l'esordio di Fabio nel mondo del futsal con questa nuova squadra. Sì, e tra l'altro sarà anche l'esordio di Fabio in questa nuova categoria nella Serie D di futsal. Vediamo come se la caverà. C'è anche l'obiettivo ben dichiarato di Rovigo di vincere questo campionato. Vediamo se ci riusciranno. Sicuramente c'è però da partire molto bene. Eh sì, allora vedremo se sarà una prima uscita positiva per i ragazzi di Gonzato. Oggi trasferta, siamo a Vigonza in provincia di Padova. Bello il palazzetto. Vedremo se sarà bella anche la serata che ci aspetta ora. Sì, andiamo a scoprire come entreranno in campo queste due squadre. Sicuramente c'è anche da capire Fabio come approccerà questa partita. Sappiamo del cambio continuo tra calcio a 5 e calcio a 11, quindi vediamo appunto come si riuscirà a riadattare al campo di futsal. Allora ragazzi, appena terminato il riscaldamento, mentre noi abbiamo finito di sistemare tutto, le due squadre sono all'interno dello spogliatoio per fare il riconoscimento dal direttore di gara. Vediamo qui anche la fotografa. E poco altro da aggiungere, attendiamo l'ingresso in campo delle due squadre per dare il via alla prima giornata del campionato di Serie D di futsal. Vediamo come sarà questo ritorno di Fabio nel mondo del calcio 5. Noi adesso andiamo in cabina di regia e ci prepariamo all'ingresso in campo delle due squadre. E allora eccoci finalmente al Palasport di Perarolo per assistere a quella che sarà la prima giornata del campionato di Serie D di futsal. Mediatek Luparense Rovigo, l'esordio di Fabio con la nuova maglia. E allora apriamo il sipario per questa nuova stagione di futsal. Vediamo come se la caveranno le due squadre. Sicuramente Rovigo vuole partire bene, ha un obiettivo preciso oggi, deve vincere. Squadra fondata quest'anno, vediamo come si comporterà dopo l'ottavo posto della scorsa stagione. Andiamo a leggere le formazioni. Per i padroni di casa troviamo Mangu in porta, difeso da Voinè, laterale destro Costandachi, a sinistra Carrosse, come pivot Grigoras. Per i ragazzi di Mister Gonzato invece c'è Pasello in porta, difeso da Guaraldo, laterale destro Sherrud, a sinistra Fabio Di Mauro, come pivot Garofalo. Ecco il 5 di Fabio, pronto a dare il via alla nuova stagione che inizia ora, con lo scarico all'indietro da parte di Garofalo. Sì, tra l'altro ricordiamoli come la Luparense nello scorso campionato si è arrivata settimo, mentre il Rovigo ottavo. C'è da vedere se oggi cambierà qualcosa, anche perché Rovigo chiaramente ha inciso molto, ha lavorato molto nel corso della finestra del calciomercato, quindi oggi vediamo se riuscirà a dimostrarsi superiore. Intanto attenzione qui a Fabio, ottima però l'uscita di Mangu a togliere le castagne dal fuoco. Sherrud, Guaraldo, pasticcia un po' col pallone, ne può approfittare ora il Mediatek. Buono però l'intervento difensivo di Fabio a far ripartire i suoi. Ancora Di Mauro, gioca per Guaraldo, da questi al numero 10, Garofalo, che difende la palla dalla pressione avversaria. Poi il dialogo, ancora una volta con Guaraldo, Garofalo il destro, ad un passo dalla rete dell'1-0 ed è calcio d'angolo, c'è stata deviazione. Sherrud dentro per Fabio, col mancino, adesso si sta chiudendo bene la Mediatek. Ancora Sherrud dentro la palla, deviazione Fabio, poi sulla linea se non ho visto male proprio Grigoras, e dalla parte opposta siamo già con questo destro velitario proprio del 7, che ci riprova di nuovo. Adesso molto bene Pasello, può ripartire il Rovigo dopo attimi di forcing da parte dei padroni di casa. E ora Garofalo prova ad avanzare, cerca lo spazio per il destro e per poco non lo trova con la punta dello scarpino. Forse qui avrebbe potuto fare qualcosa in più. Sì, ha avuto molto spazio qua Garofalo, intanto seguiamo Sherrud che cerca di nuovo Fabio per il tiro. Questa è la deviazione forse. Eh sì, così è, anzi molto onesto qui il portiere, il direttore di gara non aveva ravvisato la deviazione, è stato super onesto Mangu che passa il pallone al numero 9 del Rovigo che batte l'angolo. Poco però il pericolo qua prodotto proprio dalla squadra di Gonzato. Intanto Fabio cerca Sherrud, buona qui la copertura difensiva di tutta la Mediatek che si porta a casa il fallo. Carrossa cerca la verticale, capisce tutto però Garofalo che può ora avanzare, c'è spazio davanti a lui, vede l'imbucata a direzione Fabio che lavora bene questo pallone per Sherrud che va al mancino. Carrossa molto bene, poi ancora Sherrud anticipato da Costandachi che rinviene sull'ipotetico tentativo da parte del numero 7 del Rovigo. Fabio, Sherrud dentro per Guaraldo che cerca ancora il 9. Errore di misura però buona qui la trama di gioco del Rovigo. Intanto Fabio recupera il pallone, ruleta Veronica, elegante, poi Fabio Di Mauro stava per far venire giù qui il Palatene. Sì, bella giocata da parte di Fabio, bellissimo. Prima recupero, poi il dribbling secco. Ha letto prima il movimento del difensore e poi riesce a dribblarlo con questa bellissima Veronica. Bello anche il tiro. Di poco fuori c'era anche Raffa,
Garofalo sul secondo palo. Peccato perché forse poteva anche cercare quel movimento. Eh sì, preso dall'inerzia del gesto tecnico, qui Fabio ha cercato la gioia personale, gioia che non è arrivata. Ma intanto seguiamo Sherwood che verticalizza bene per il 10. Molto bene Mangu, che poi si lamenta per l'ostruzione da parte proprio di Garofalo. Fabio Di Mauro prova a dribbleggiare, ottimo il numero. Adesso si apre una prateria per Fabio. Attenzione a Kostandaki, però, che rinviene su di lui e deposita in calcio d'angolo. Un po' lento qui nell'ultimo tentativo Kostandaki. Intanto arriva sul secondo palo Morello. Tiro deviato, ma attenzione che non è finita. Pasello, anche lui cerca la gioia in questo caso. La palla però accarezza il palo e si perde sul fondo. Sì, bella conclusione da parte di Pasello. Tiro molto potente e finisce fuori non di molto. Però, iniziativa interessante da parte del numero uno del Rovigo. Iniziativa interessante ora anche la costruzione di questa azione tra Morello, Loato e Di Mauro. Intanto ancora Morello, il destro dopo un gioco di suola veramente notevole. Intanto ancora Loato, allarga il gioco per Morello che gioca ancora con la suola. Va a pescare a sinistra Fabio Di Mauro che vuole il centro col destro. Fabio Di Mauro! E arriva il primo gol con la maglia del Rovigo da parte del numero 9, che apre le danze e fa 1-0. Sì, primo gol stagionale di Rovigo e primo gol anche per Fabio con la nuova maglia. Sicuramente un bel gol, un po' di spazio centrale lasciato qua dalla Luparense, anche perché tendenzialmente tendono appunto a chiudere il mancino. Fabio sfrutta lo spazio per andare sul destro e purga il portiere, purga la Luparense, 1-0 per il Rovigo. Un gol importante perché era già passato un quarto d'ora e il Rovigo non riusciva a trovare la rete per portarsi avanti. Intanto esce anche ora Fabio, entra Penzo, giocatore che ha militato in Serie A2. Tanto bello il gioco di suola ancora di Morello a propiziare proprio Penzo. Il dialogo a due adesso rischia un po', capisce tutto la Mediatek che può ripartire. Il destro dentro da parte del numero 6 che non trova soluzioni. Poi il Loato pragmatico allontana e ora gioca per Morello. Il gioco di suola, la palla è ancora viva. Branca Leon, Mangu, molto buona la risposta qui del numero 1 della Luparense. Riparte Cappellesso che va da Sekara. Vede Conte dalla parte opposta, il mancino del 22 si perde sul fondo. Sekara, Cappellesso, cerca il dribbling in mezzo a due, ottima la giocata dell'otto che va da Olteanu, qui altrettanto buona la risposta di Pasello che difende i propri pali, ancora Conte, va da Olteanu che cerca di girarsi il destro, Pasello ancora una volta a dirgli di no, poi Sekara, alta, altissima, respira ora il Rovigo. Sì, due ottimi interventi da parte di Pasello, il primo molto più difficile, intanto seguiamo. Sherwood che perde una palla sanguinolenta, Conte rimedia il suo errore, proprio Sherwood. Tanto escogitano qui il piano Cappellesso e Sherwood per fare male al Rovigo. Il tocco per Conte che serve il numero 8, il capitano, che va ora alla battuta. Molto buono qui il lavoro di Brancaleon che devia. Sherwood cerca di girarsi il numero su Conte, ancora Sherwood fino in fondo, va da Brancaleon, esterno della rete per lui. Sì, ancora una buona iniziativa da parte di Sherwood, peccato perché si poteva fare un pochino meglio, mancato anche secondo me un uomo in mezzo in questo caso a Brancaleon, che ha dovuto forzare una conclusione che forse non ci stava. Tanto Brancaleon dentro Sherwood, Mangu! Ancora una volta provvidenziale a difendere il risultato. Riparte ora Brancaleon. Ottimo il lavoro di Ezequiel Morello che elude l'intervento dell'avversario. Poi va dentro proprio per Loato che si porta a casa questo calcio di punizione. Ma vediamo quello che è successo prima. Sì, grandissima giocata da parte di Morello che con un gioco di suola incredibile manda a terra il proprio avversario. Bello anche il fallo preso da Loato, bel gioco di gambe. Tanto bello qui lo schema con Sherwood che va a propiziare Loato. La palla però è di facile presa per Mangu che fa ripartire già Oltanu che va dalla parte opposta a Conte. Pareggia così la Mediatek Luparense al minuto numero 25. Il primo sigillo in questa stagione anche per Sebastiano Conte. È 1-1. Sì, si può dire meritato. Era salito un po' in cattedra negli ultimi minuti la Luparense. Bella la palla per servire Conte. Da lì bravissimo a calciare verso la porta. Forse il Pasello ha toccato anche ma non è bastato per mandare il pallone sopra la traversa. È 1-1. Vediamo come reagirà in questo caso il Rovigo con Loato che va dentro per Brancaleon a propiziare Sherwood. Grande azione qui del Rovigo ma la palla si perde solamente sull'esterno della rete. Brancaleon col destro. Adesso ottima la risposta di Grigoras che esulta e prende anche il 5 di Mangu perché salva di fatto un gol. Sherwood gioca la sfera all'indietro. Brancaleon ancora una volta il portiere Mangu a dirgli di no e Brancaleon però lo vuole fare. Ancora una volta Gregoras, mettono il pullman quelli della Mediatek ora e prova a ripartire in contropiede ma c'è Sherwood a ripiegare difensivamente parlando. Poi Garofalo prova a girarsi in mezzo al traffico, non una buona idea, recupera però il pallone il numero 10 del Rovigo. Dunque Ezequiel Morello ha spazio e tempo. Ezequiel Morello con la punta del piede destro fa un gran gol, riporta in vantaggio i suoi, è 2-1.
Sì, questo è il marchio della fabbrica di Morello, che da lì è bravissimo a calciare verso la porta. Gli viene lasciato spazio, però la conclusione è precisissima. Tra l'altro il portiere forse è ostacolato anche dal numero 10. E questo comunque è un grandissimo gol da lontanissimo da parte di Morello. Eh sì, forse qui Carrossa ostruiva un pochettino la visuale di Mangu, il numero 1, che ha davvero fatto una buona partita fino ad ora. Intanto manca un minuto all'incirca allo scadere di questo match. Cerca la progressione il numero 4 della Mediatek, Pasello, però davvero sta svolgendo anche lui una gara di calibro. Intanto è rientrato anche Fabio, che tocca un altro pallone. Può sprintare il numero 9, che poi cerca di portarsi a casa qualcosa, e ce la fa. Si porta a casa il fallo laterale. Si conclude così il primo tempo, 2-1 per il Rovigo. Sì, un bel primo tempo in entrambe le squadre. La Mediatek Luparense comunque merita di aver segnato questo gol. Ci stava anche il pareggio probabilmente, per quanto si è visto. Però alla fine Rovigo avanti anche grazie alla giocata del singolo da parte di Ezechiel Morello. E allora eccoci al termine della prima frazione di gioco. Il punteggio dice Mediatek Luparense 1, Rovigo 2. Una bella partita. Fabio si è riuscito a sbloccare già l'esordio, nonostante avesse fatto gol già in amichevole. Buona anche la sua prestazione, ma tu come l'hai vista, Fre? È stata comunque una bella partita, entrambe le squadre stanno giocando bene. Il pareggio poteva essere anche il risultato giusto, per quanto abbiamo visto diversi ottimi interventi da parte di Pasello, che sta facendo una grandissima partita. Bel gol da parte di Fabio, che ha ricordato a tratti anche il suo primo gol con il Baz, sempre di destro, sempre di incrociare. Il risultato comunque ci può stare per il Rovigo. Vediamo se poi riuscirà a mantenerlo nel corso del secondo tempo. Eh sì, vedremo se il Rovigo riuscirà ad ipotecare il risultato in questo secondo tempo. Intanto, Fre, un'opinione sul tasso tecnico-tattico che c'è in campo, devo dirti. Non mi aspettavo un livello così alto per la Serie D, considerato anche quello che abbiamo visto l'anno scorso in Serie B col Balsa. Sì, in campo soprattutto per il Rovigo ci sono tanti ottimi giocatori, lo sappiamo anche fuori categoria, come Fabio, come anche Sherrud, che ha giocato anche lui nel Balsa. Sicuramente il livello non sembra rispecchiare la categoria. Adesso comunque andiamo a vedere come proseguiremo con i prossimi 30 minuti di gioco. Andiamo. Dunque tutto pronto per i secondi 30 minuti di gioco. Vediamo con che testa rientreranno in campo i ragazzi di Mister Gonzato, che devono ipotecare il match dopo il 2-1 della prima frazione. Sì, è una partita apertissima anche per quanto si è visto nel corso del primo tempo. Entrambe le squadre hanno creato molto. È bella la prestazione da parte di Pasello fino ad ora. Vediamo come e se cambierà lo spartito nel corso del secondo tempo. Intanto Capellesso a lottare con Fabio, che si porta a casa il primo fallo di questo secondo tempo. Guardando Di Mauro punta tutta la difesa, che ora è schierata benissimo. Lo sa il 9, che deve ripartire con la collaborazione del 3. Dunque il 17, il capitano, è entrato in questo secondo tempo. Guardando ancora dentro lo scambio con il numero 9 del Rovigo, a cercare poi il terzo uomo. Lo trovano in Garofalo, che prova a girarsi, fa sportellate il 10, il destro poi deviato e allontana i pericoli Capellesso. Chinaglia va proprio dal 3, che col mancino va a metà tra un tiro e un cross. Non riesce ad avventarsi Garofalo, ma si riparte con Guaraldo. Chinaglia, Di Mauro chiude le gambe in tempo Mangu. Qui bella però la trama di gioco escogitata da Rovigo, con questo destro ancora una volta di Chinaglia. Intanto un po' di confusione, cerca di riappropriarsi del pallone Garofalo, ci riesce. C'è Chinaglia tutto solo, lo vede il 10 ed è il 3-1 del Rovigo, firmato dal capitano Nicola Chinaglia. Sì, bel gol da parte del Rovigo, che trova il 3-1, lasciato troppo solo Chinaglia, che da lì non può sbagliare. Mangu prova ad uscire, prova a coprire il più specchio possibile, non ci riesce ad evitare il gol del 3-1, però non si comporta benissimo qua la difesa della Luparense. Comunque c'è da elogiare il recupero palla da parte di Garofalo, che ci ha creduto fino in fondo. Poi il tentativo di Mangu di occupare il più specchio possibile si è verificato vano, almeno in questo caso. Chinaglia intanto proprio lungo a cercare il 10 del Rovigo. Mangu si rappropria della sfera e va lunghissimo subito da Grigoras. Attenzione! Arriva la rete a sorpresa di Grigoras, su un'ingenuità del reparto difensivo del Rovigo in questo caso. Sigla il primo timbro in questa stagione, Grigoras, George Daniel. Si è mancato un po' di comunicazione qua nella retroguardia avversaria. Ha provato ad uscire Pase per dare una mano, in questo caso a Guaraldo, che sarebbe stato rivolto verso la prima porta. Non ci è riuscito. È 3-2 adesso per la Luparense, che accorcia le distanze e la partita è apertissima. Ed ora Di Mauro sull'assist di Pasello, fa fuori Capellesso, fa fuori anche Grigoras. Ora è impazzito il numero 9, che va a sinistra per Chinaglia, che vuole dargli nuovamente il pallone al numero 9 del Rovigo. Non ci riesce, riparte Grigoras, che va dal 5. Ottimo lo stop orientato. Poi Guaraldo, ottimo il suo intervento difensivamente parlando. Poi Garofalo a dare respiro ai suoi per Fabio, che vorrebbe la verticale, la trova solo ora con Chinaglia, che gli rende il favore. Ancora Di Mauro dentro per il secondo palo, dove arriva puntuale Garofalo. E 4-2, di nuovo doppio vantaggio per il Rovigo. Sì, bella azione da parte di Rovigo, che costruisce bene questa manovra. Bravo anche Fabio, insieme a Chinaglia, a costruirla. E poi sul secondo palo, sempre puntuale Garofalo, che attacca quella zona, bravissimo, perché aspetta il pallone lì, lo trova e lo insacca. Eh sì, arriva con un timing incredibile il numero 10 del Rovigo. Ottimo anche il primo assist in Serie D di futsal da parte di Fabio, che se avesse tirato in porta probabilmente non sarebbe riuscito a centrarla, o quantomeno ci sarebbe stata l'ostruzione di un avversario. Così non è stato. Intanto si ostruisce proprio il numero 9 sul tiro di Grigoras. Prova a ripartire ancora Capellesso. Tanta confusione, ancora una volta un generosissimo Garofalo a ripulire
Dentro Guaraldo che cerca di scucchiaiare per Fabio Di Mauro. Attenzione, 2 contro 1. Grigoras si dispera dalla parte opposta. Il numero 10 Carrossa che avrebbe potuto ricevere la sfera e fare male quello che sta cercando di fare ora Fabio, dopo aver fatto fuori proprio il numero 7. Non riesce però a eludere l'intervento di Sekara. Garofalo per Guaraldo che cerca la verticale, direzione Loato, capisce tutto Capellesso che poi prova a ripartire. Ne capisce però le intenzioni Garofalo, che gonfia la rete per la seconda volta nel giro di 2 minuti. È di nuovo la dedica per Tefratm ed è 5-2. Sì, altro bel gol da parte di Garofalo che capisce le intenzioni dell'avversario, recupera questo pallone e poi lo porta dentro l'area per insaccare con il mancino. Bravo ad usare anche entrambi i piedi e sicuramente è un gol non facile. Non è facile mandare il pallone così sul secondo palo, lui l'ha fatto nel migliore dei modi. Eh sì, ottima anche la postura per arrivare al tiro. Intanto la copertura di Sherwood è tanta roba mentre è uscito Fabio a rifiatare. Conte col mancino. Adesso ottimo l'intervento di Pasello che si sta riscattando dall'errore precedente. Grigoras a lato, adesso però sta salendo la pressione del Mediatek Luparense. Dalla parte opposta Brancaleon che prova a far fuori tutti. Il mancino, attenzione, la palla è ancora viva. Mangula domestica e fa ripartire su Eloato, ancora Brancaleon. Palla respinta da Mangu che non si sta facendo di certo cogliere, ora impreparato. Sekara, buono il dialogo con Conte. Sekara, palla a lato. Adesso ci sta credendo la Mediatek che sta prendendo coraggio. Sì, ci prova a reagire, intanto seguiamo. Attenzione, Oltano qui avrebbe potuto fare qualcosa in più. Qualche errore di misura ora da parte della Mediatek, è anche un po' sfiduciata, però ci sta provando, sta calciando praticamente da ogni posizione. Cerca di farlo anche Conte, giocando però prima questo pallone per Sekara, che ancora una volta non inquadra lo specchio della porta, ma sta salendo la pressione ancora Oltano, che cerca il dribbling in mezzo a due. A destra c'è il numero 6 Sekara, che rimedia l'errore precedentemente fatto dai compagni. Conte! Qui si divora la rete del 5-3, si dispera anche Olteanu che avrebbe voluto questo pallone per poterlo indirizzare in porta. Ancora il numero 9 Olteanu che questa volta si mette in proprio. Ed ora è giunto nuovamente il momento di Fabio Di Mauro, scelto da Gonzato per sostituire Ayman Sherwood. Il 9 riceve palla proprio da Morello che va da Loman, che vuole rendergli nuovamente il pallone. Non ci riesce, ottimo il lavoro di Sekara. Poi il portiere del Mediatek che cerca di far ripartire i suoi. Qualche errore di troppo anche da parte del numero 3 Guaraldo, ma Morello generosissimo si va a riprendere il pallone. Dunque Fabio Di Mauro a innescare nuovamente il movimento del numero 3 che non arriva sul pallone, un po' impreciso qui Fabio. Può ripartire ora Kostandaki, dentro la palla per il 18 Ruffa, però il suo tentativo si perde altissimo. Intanto palla pericolosa, quanto efficace da parte del capitano Chinaia. Fabio si fa tutto il campo, Fabio Di Mauro per la doppietta, non preciso in questo momento. Mangu che dopo aver fatto delle parate super regala di fatto il gol del 6-2, forse partita chiusa. Sicuramente c'è la complicità da parte del portiere, bravo però a crearsi questo spazio, bravo nella conduzione per arrivare al tiro e poi lì c'è la collaborazione da parte di Mangu. A sua discolpa direi che ha svolto davvero una partita incredibile il numero 1 della Mediatek Luparense. Poi a furia di occasioni create dal Rovigo non ci ha capito niente nemmeno più lui. Ma intanto rivediamo come reagirà la Mediatek Luparense che si sta sciogliendo come neve al sole. Prova Grigoras ora a imbastire un'azione pericolosa, cerca di farlo con la punta dello scarpino destro, non inquadra lo specchio della porta. Pasello lascia scorrere e ora guardando dentro la palla per Fabio. Attenzione, non ottimo il lavoro qui del Rovigo e per poco non beffa la retroguardia avversaria proprio Grigoras, che con questo cucchiaino non riesce a infliggere il gol del potenziale 6-3. Intanto Di Mauro elegantissimo per Chinaia. Ottima però la copertura ancora una volta della difesa della Mediatek. Proprio Grigoras su calcio di punizione deposita a lato. E ora Di Mauro, lo scambio ancora una volta con Guaraldo. Buono il numero di Fabio col tunnel. Fabio Di Mauro, Sekara qui stava per far venire giù il palatene Fabio con questo tunnel. Sì, bellissima giocata da parte di Fabio che se ne va via così sul numero 4. Bella anche la conclusione, calcia bene, potente, anche angolato. Non so se la palla sarebbe entrata, però sicuramente bel lavoro anche da parte del numero 5, oltre che da Fabio. Eh sì, qui anche Loman forse si sarebbe potuto avventare sul secondo palo, depositare in porta. Proprio Loman che recupera la sfera con la collaborazione di Guaraldo, che prova a girarsi, non ce la fa. Poi tanta confusione, Chinaia recupera, dentro Loman, ancora Chinaia! Per la doppietta personale, i due gol del capitano arrivano ora a sancire questo 7-2. Sì, di prepotenza Chinaglia la manda in porta per quello che vale il 7-2. Un gol creato bene, sì, da parte del Rovigo, ma gli spazi c'erano e come lasciati dalla Luparense. Sì, bravo anche qui Loman a dare la palla di ritorno coi tempi giusti. Forse anche l'ultimo tocco di Sekara, che insomma è complice nella rete valevole appunto il 7-2. Ma si riparte con il 18 che vada il numero 7. Poi così e così
Pasello, Fabio cerca di far respirare ora i suoi perché mancano 4 minuti e mezzo allo scadere di questo match. Il punteggio dice più 5 per il Rovigo. Gestisce ora Loman con Guaraldo. Fabio si propone, lo va a servire ora. Il 9 cerca di tornare dal 3. Si chiude a Riccio ora la Mediatek che vuole limitare i danni. Chinaia lungo per Loman che torna sempre dal 17. Chinaia vis-à-vis con Mangu e arriva anche la tripletta personale del capitano che si porterà a casa il pallone con le firme di tutti i giocatori. È 8-2. Sì, bel lavoro ancora una volta da parte di Loman che lo manda in porta, bravo a fare perno su se stesso e a servirlo per mandarlo a tu per tu con Mangu che da lì non sbaglia, altro tunnel subito da parte del portiere, in questo caso meno colpe anche perché non c'è per niente la collaborazione da parte della difesa. Eh sì, sembra aver accusato anche un pochettino a livello psicologico il colpo qui il numero uno della Mediatek. Intanto il palo da parte di Nicolae che non riesce a centrare il bersaglio grosso, davvero vicino però alla rete che sarebbe valsa l'8-3, un gol importante, quantomeno per il morale. Intanto gestisce ora Guaraldo che va da Fabio Di Mauro, la partita è praticamente finita, lo sa il 9 che si porta a casa il possesso e anche la partita si conclude così, 8-2 per il Rovigo, la prima uscita stagionale per i ragazzi di Mister Gonzato. Sì, ed è positiva questa uscita perché hanno fatto una bella partita, primo tempo magari un po' opaco, nel secondo sicuramente in ripresa. Dà la testa, ok? Dai, dai. 1, 2, 3 Rovigo! Piano, non bestemmiate per favore. Un capitano, c'è solo un capitano. Fabio Di Mauro, c'è solo Fabio Di Mauro. Fabio Di Mauro, c'è solo Fabio Di Mauro. Un leccaculo, c'è solo un leccaculo. Un leccaculo, c'è solo un leccaculo. Impressione a caldo Pisa. Beh, a parte il primo tempo un po' tirata, però ce l'abbiamo fatta con il gruppo e con la squadra e grazie soprattutto a Fabio Di Mauro che abbiamo portato a casa. Cosa è successo sul gol che era ferma? Allora praticamente la palla lunga l'ho chiamata, ero venuto addosso e non sono riuscito a prendere. Riconosco che magari un errore l'ho fatto e sarà uno dei tanti che farò quest'anno. Allora, benedetta Fre, sto in tribuna che ho anche i coglioni pieni, squadra di merda! E allora eccoci al termine del primo incontro del campionato di Serie D di Futsal. Il punteggio dice Mediatek Luparense 2, Rovigo 8. Una partita in cui gli ospiti si sono imposti in maniera importante. Due gol di Fabio, buono l'inizio, bisogna continuare così, Fre. Sì, bella partita in generale, abbiamo visto subito 10 gol. Sicuramente possiamo essere soddisfatti di quanto visto. C'è da dire che secondo me Rovigo non ha fatto un ottimo primo tempo, molto equilibrato, come abbiamo detto anche prima ci stava il pareggio. Nel secondo tempo è salito in cattedra e sicuramente ha meritato di portare avanti questa partita e questa vittoria, ottimi primi 3 punti del Rovigo. Assolutamente, bisogna continuare su questa strada per i ragazzi allenati da Mister Gonzato. Fabio, 2 reti, non aveva mai sbloccato questo obiettivo nel futsal prima di oggi. Sicuramente il livello si abbassa essendo Serie D, però siamo in Veneto e questo significa che comunque il livello non è poi così basso. Sì, buona partita da parte di Fabio. Secondo me in questo tipo di contesto deve stare attento più che altro ai leziosismi, perché sa di essere secondo me anche superiore a livello tecnico, l'ha dimostrato anche oggi in molti tratti. Poi secondo me ci sono quel tipo di circostanze in cui tende a rischiare un po' troppo, magari a cercare anche di convergere verso il centro, una zona centrale un po' pericolosa, ma comunque ci sta anche perché poi, come abbiamo appena detto, secondo me Fabio si sente un pochino superiore rispetto al livello, almeno oggi lo ha dimostrato. E allora a proposito di Fabio, andiamo a sentirlo. Andiamo. Eccoci quindi con Fabio Di Mauro, appena finita la partita, buona la sua prestazione, 2 gol trovati, un assist, non ho capito neanche se poi quel tiro sarebbe poi finito verso la porta, quello in cui Rafa ci ha messo il segno. No. Ha fatto bene a metterci il piede e uscire. Ma comunque era fatto apposta. Beh certo, poi chiaramente anche in questo sport spesso si cerca il passaggio sul secondo palo proprio per questo movimento. È arrivato la parte di Rafa che a differenza di qualcuno l'ha toccata sulla linea e l'ha fermata. Face, Fabio si sposta al palo sul sinistro, ma Izzy devia fuori dalla porta. Sì, comunque è una bella partita da parte della vostra squadra. Primo tempo un po' così così, un pochino rilento. Secondo tempo sicuramente ripresa. No, per me siamo stati abbastanza costanti invece, più che altro dopo che abbiamo fatto 2-3 gol, poi abbiamo aperto le distanze, la squadra avversaria si è disunita. Ho visto più un decrescere della squadra avversaria con il passare dei minuti. Noi penso che abbiamo fatto una buona partita, siamo comunque riusciti sempre ad attaccare. Anche il loro primo gol, secondo me, sono stati anche un po' fortunati perché stiamo attaccando noi da tanto tempo, però sono felice per i 3 punti, abbiamo iniziato bene.
bene. Allora Fabio, 3 punti portati a casa, ma la domanda che vorrei porti inizialmente è: che differenza c'è tra la Serie B di futsal in Emilia Romagna e la Serie D in Veneto? Beh, domanda difficile, scomoda. Diciamo che sicuramente le categorie ci sono per un motivo, a livello tecnico si vede la differenza, però comunque sono rimasto stupito davvero, perché non mi aspettavo comunque un livello così. Anzi, a livello tattico vedo comunque tutti molto preparati, e anche il mister ci mette molto bene in campo, ci dà bene le indicazioni, e quindi c'è la differenza, ma non quanta me ne aspettassi. 2 gol trovati oggi, il secondo fortunato, però comunque smuove anche la classifica capocannoniere, mettiamola così. Come ti stai trovando in questa squadra? Tra l'altro sappiamo che hai segnato anche un amichevole. Vuoi comunque provare a fare più gol possibili quest'anno rispetto all'anno scorso, dove magari sono venuti un po' meno anche per via della categoria? Beh sì, l'anno scorso alla fine sono riuscito a fare un po' più di gol verso la parte finale, quindi spero comunque di continuare in crescendo. E niente, sì, sicuramente ci saranno più opportunità quest'anno, quindi spero di fare più gol. Poi ovviamente al primo posto c'è la squadra, visto che puntiamo ai primi posti, magari a vincere il campionato. Noi ragazzi vi ringraziamo come sempre per aver visto questo video fino alla fine, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, siamo quasi a 100.000 iscritti come sempre, quindi fatelo in questo momento. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough.